Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il sequestro di oltre 26 milioni di euro ai vertici di Strada dei Parchi sta causando un vero e proprio effetto domino. Emergono ulteriori dettagli sullo scandalo che riguarda la 24 e la 25 e che adesso investe anche il Ministero dei Trasporti. Intanto a Pescara questa mattina Rifondazione Comunista è stata sotto casa di Carlo Toto e dalla holding si difendono. La nostra coscienza è tranquilla. Il servizio di Giuseppe Dintino. Abbiamo la coscienza tranquilla, così la holding Toto, che ha in gestione le A24 e A25, ha la notizia del sequestro di quasi 27 milioni di euro da parte della Procura di Teramo. Abbiamo sempre rispettato le prescrizioni, le regole e la tutela della sicurezza dei nostri utenti. Su questo però la Guardia di Finanza teramana ha qualche dubbio. Gli inquirenti infatti sostengono che Strada dei Parchi non ha provveduto dal 2009 ad oggi a nessun intervento sulle parti strutturali dei viadotti. La SPA si sarebbe occupata solo di segnaletica, aiuole e pavimentazione e non degli altri obblighi discendenti dall'atto concessorio, fatta eccezione in due casi, quelli in cui i lavori erano finanziati da contributi statali. E ora i vertici della società dovranno rispondere di attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo e inadempimento di contratti di pubbliche forniture, ma anche di abuso d'ufficio perché i lavori erano affidati in gran parte alla società di costruzioni di Toto. Sono 7 i viadotti del Teramano che presentano uno stato di degrado molto critico, con calcestruzzo ammalorato, canaline rotte e ferri arrugginiti, e intanto continuano a venir fuori ulteriori dettagli di una storia che investe tutta la politica, ad esempio il perché della bocciatura a fine 2019 da parte dell'Unione Europea riguardo il PEF, il piano economico finanziario, che era predisposto dal Ministero e approvato dal CIPE. Questo violava la concorrenza e rappresentava un'incompatibile modifica contrattuale. In sostanza erano previsti cospicui aiuti di Stato e la proroga della concessione fino al 2040. Per l'approvazione del PEF è stato nominato un commissario e adesso, grazie allo sblocca cantieri, arriva il secondo commissario. Si tratta del sulmonese Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI. I commissari ora dovranno definire il PEF dal valore di 3 miliardi e 100 milioni, di cui 2 miliardi pagati dallo Stato. E dovranno esprimersi anche sull'allungamento della concessione. Le indagini sono partite da segnalazioni della Onlus Nuovo Senso Civico e della stazione ornitologica abruzzese, che avevano inviato un esposto anche al MIT. In una risposta di poche righe giunta da Roma, il Ministero riferisce solo di non aver potuto fare ispezioni sullo stato delle infrastrutture, poiché hanno ridotto il personale degli uffici. È una vicenda sconvolgente che rischia di causare un vero e proprio terremoto politico a livello nazionale. Lo stato dei viadotti è preoccupante. Per fortuna in Abruzzo non vi sono state tragedie. Al vaglio però la possibilità di rinnovare la concessione a Strada dei Parchi per il tratto autostradale che al momento è quello con il pedaggio più alto d'Italia. Intanto questa mattina Rifondazione Comunista è andata sotto la villa del patron Carlo Toto, nel cuore di Pescara, a denunciare il silenzio delle istituzioni. Il Presidente della Regione non dice nulla, non dicono nulla quelli delle province, i sindaci, i parlamentari, i consiglieri regionali. Ci sono svariate procure, perché ogni giorno ne esce una, che hanno aperto inchieste. In alcuni casi sono arrivati alle richieste di rinvio a giudizio. C'è stato persino a Teramo il sequestro per milioni di euro del patrimonio di dirigenti o ex dirigenti di Strada dei Parchi. Pare, si è letto che sia stato addirittura richiesto il rinvio a giudizio anche per l'azionista di maggioranza Toto. Ora, rispetto a questo, la politica non ha nulla da dire? Le privatizzazioni non funzionano, dice Acerbo, è tempo di revocare le concessioni. In caso l'indagine porti a rinvio a giudizio, regione, comuni e province si costituiscano parte civile, perché in tal caso l'interesse della cittadinanza va tutelato. Due, noi pensiamo, lo diciamo da anni, che queste concessioni debbano tornare in mano pubblica. Perché abbiamo visto, e il caso più emblematico è stata la tragedia di Genova, la strage con 43 morti, che la privatizzazione non ha funzionato, per alcuni c'è stato tanto guadagno, ma le infrastrutture decadono. Ebbene, noi crediamo che la regione dovrebbe costituire
una commissione tecnica di alto livello per studiare una proposta per il ritorno in mani pubbliche di questa concessione, perché è ora che ci riprendiamo le nostre autostrade. In vista delle feste si ragiona su ulteriori restrizioni causa Covid. A farne le spese potrebbero essere gli impianti sciistici, che rischiano di non poter aprire il servizio. Sarà forse un Natale senza sci ai piedi. Si avvicina il 3 dicembre, data in cui scade l'attuale DPCM e verranno annunciate le nuove misure per combattere la pandemia. Probabilmente non ci sarà nessun allentamento delle restrizioni, nemmeno a cavallo di Natale e dell'Epifania. Gli impianti sciistici rischiano di non aprire per nulla. Per quanto riguarda gli impianti, stiamo già in fase pronti, nel senso che già abbiamo predisposto tutte quelle che sono le organizzazioni per poter iniziare la stagione nuova. Per di più ci abbiamo fatto quelli che si definiscono gli adeguamenti Covid, quello di aver dato la possibilità di fare tutte quelle organizzazioni tali da contenere il distanziamento e tutto. Ora noi vorremmo solamente una certezza che sia definitiva, in modo tale da poterci non organizzare, da poter stare sereni, da poter affrontare questa nuova stagione. Quello degli impianti coinvolge una filiera indispensabile alle aree montane, che riguarda anche albergatori, ristoratori, commercianti, e intanto si ereditano anche i problemi dello scorso inverno, segnato da poca neve e soprattutto dal lockdown di marzo, il mese maggiormente indicato per le settimane bianche. È stato un anno da dimenticare sotto certi aspetti e ora ci auguriamo di riniziare con una stagione un po' più bella, diciamo, dell'anno scorso. Mi auguro che si trovi una regolamentazione da poterci dare la possibilità di aprire. Se questo non avviene, e che lo Stato ci garantisca quelli che sono gli investimenti, da poi il sostegno di spesa che noi realmente abbiamo, non con delle elargizioni che fanno ridere. Noi abbiamo bisogno di un sostegno, perché ne vale noi tutto l'indotto che verte negli impianti, alberghi, tutto ciò che è l'economia della montagna. Noi viviamo con i nostri impianti, con i nostri alberghi, i nostri territori montani. Se non riusciamo a avere questa apertura degli impianti, andremo in un fallimento totale del territorio. Un documento dettagliato e puntuale che disciplina la gestione territoriale ospedaliera e la terapia da somministrare ai pazienti Covid-19, delineando anche quali sono le procedure da attivare nella fase post-infezione. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Veria, ha approvato ieri sera il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, PDTA, per la gestione dei pazienti Covid-19. Obiettivo principale del piano, che dovrà ora essere applicato dalle ASL, è uniformare su tutto il territorio regionale i percorsi di presa in carico e cura dei pazienti colpiti dal virus attraverso un approccio integrato e multidisciplinare. Il primo aspetto che viene regolamentato dal PDTA è quello della gestione territoriale del paziente Covid, con il coinvolgimento del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, del medico di continuità assistenziale e delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, con la definizione della presa in carico dello stesso secondo varie modalità che vanno dalla sorveglianza sanitaria con contatto telefonico all'intervento del 118 e i successivi passaggi che portano alla valutazione della tipologia di ricovero cui sottoporre il paziente. Il nuovo PDTA stabilisce anche come vanno somministrate le terapie farmacologiche a base di eparine a basso peso molecolare, corticosteroidi, antivirale Remdesivir, antibiotici, immunomodulatori, supporti respiratori e plasma da pazienti convalescenti. Vengono inoltre precisate le modalità per l'applicazione di ulteriori modalità terapeutiche come la ventilazione incrementale, quella non invasiva, la pronazione e la gestione dei pazienti critici intubati. Presentato un progetto di legge regionale sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti, le associazioni per l'ambiente ed il PD sollevano le criticità presenti nel testo, schierandosi contro la Giunta Marsiglio. Vediamo.
norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti. E questo è il progetto di legge a firma dell'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, che è già al centro delle polemiche. Le norme ambientali che potrebbero essere introdotte consentiranno di riprogrammare le volumetrie degli impianti pubblici di smaltimento previsti dal piano regionale dei rifiuti approvato nel luglio 2018, che non risultano effettivamente realizzabili a causa ad esempio di crisi societarie e perdita di titolarità pubblica. Ma gli ambientalisti sollevano dubbi sui criteri poco chiari in base ai quali saranno spostate tonnellate di rifiuti per affari da decine di milioni di euro. Vi è poi un altro passaggio critico nel progetto di legge, ovvero quello che indicherebbe di riconvertire le cave in discariche, anche in prossimità di zone agricole, falde acquifere, scuole, ospedali o in zone a rischio idrogeologico. Ovviamente rispettando precisi requisiti, ma quello che prima non era ammesso a priori ora potrebbe diventare possibile. Il vice capogruppo del PD in regione, Dino Pepe, attacca la giunta, parlando di una scelta tutta politica contro gli interessi degli abruzzesi. Da cave a discariche. Questo è il cuore del progetto di legge presentato dalla maggioranza in consiglio regionale, che vuole trasformare le cave dismesse in potenziali discariche. Pensiamo ad esempio a Civitella del Tronto, un luogo bellissimo, luogo del monumento più bello e visitato d'Abruzzo, uno dei borghi più belli d'Italia. Lì ci sono tante cave che possono essere trasformate in potenziali discariche. Davvero uno scempio che si abbatte sulla nostra regione, che è stata definita la regione verde d'Europa. Per questa ragione noi di centrosinistra abbiamo presentato oltre 5.000 emendamenti per bloccare questo provvedimento di legge voluto e presentato dalla maggioranza di centrodestra in regione Abruzzo. Sono partiti i lavori a Teramo per la realizzazione della nuova residenza universitaria di Viale Crucioli, che prevede 212 posti letto per studenti dell'Ateneo Teramano e del Liceo Braga. Accompagnati dai vertici dell'ANSU, stamani il cantiere è stato visitato dal presidente della regione Marco Marsiglio e dall'assessore regionale Pietro Quaresimale. Vediamo. Sono iniziati i lavori, l'opera complessivamente sono 14 milioni di euro. La residenza avranno 212 posti, il progetto prevede questo primo edificio, che è un edificio vincolato ai beni culturali. L'abbiamo fatto sia il vincolo e poi successivamente l'intervento, lo riportiamo all'originalità degli anni 30, il progetto originale, quindi abbasseremo di un piano e toglieremo le superfetazioni, gli spazi che negli anni sono stati costruiti per le varie funzioni che ha avuto nei decenni precedenti. E questo edificio principale è questo più rappresentativo, dove ci saranno anche i servizi generali, la biblioteca, sala di lettura, bar, palestra, gli uffici, tutta la parte generale. La parte dietro invece è il vero e proprio albergo, che verrà costruito da nuovo. L'intervento si svilupperà con più lotti di lavori specialistici per ottimizzare questo, le risorse economiche che abbiamo a disposizione. Si restituisce un edificio storico alla città e si riporta anche la vita degli studenti universitari all'interno del cuore della città di Teramo, sanando anche una ferita che nel corso del tempo si era un po' creata con questa separazione tra la cittadella universitaria e il resto della città. A luglio abbiamo presentato l'approvazione del progetto, oggi siamo già con il cantiere aperto e le prime demolizioni in corso, nei prossimi giorni continua il lavoro per appaltare anche la parte principale dell'opera, però era importante toccare con mano il fatto che si va avanti velocemente nel rispetto del cronoprogramma, e quando questo lavoro sarà finito, come dissi nel giorno della presentazione del progetto, gli studenti di Teramo saranno invidiati dal resto dell'Italia per la bellezza del posto che gli abbiamo riservato come casa dello studente. Una poiana che, ferita ad un'ala, giaceva sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A14 nei pressi del casello Vasto Sud, è stata salvata da una pattuglia della sottosezione Vasto Sud della Polizia Stradale. Gli agenti, dopo aver bloccato il traffico, si sono avvicinati al rapace, che intanto continuava a muoversi, e utilizzando la giacca della divisa hanno recuperato la poiana, che poi hanno affidato al centro recupero fauna selvatica di Pescara. È già tornato al lavoro in comune il sindaco di Pescara Carlo Masci dopo l'isolamento fiduciario per la positività della figlia. Il primo cittadino fissa le priorità per cittadini e commercio. Paolo Renzetti. Ho vissuto anch'io la vicenda Covid dentro casa, sono stato in isolamento fiduciario, ho avuto due tamponi negativi, purtroppo ho avuto mia figlia con il Covid contagiata, con sintomi lievi
influenzali in via di guarigione, quindi tutto è bene quel che finisce bene, però io continuo a dire a tutti i cittadini state attenti perché il virus può nascondersi dovunque e quindi mascherine, pulizia e distanziamento. Pescara è una città che ha grande capacità attrattiva, in questo periodo purtroppo stiamo vivendo un'altra realtà, dobbiamo adattarci, Pescara è una città che ha grandi capacità di adattamento, grande forza di reazione, certo è che gli aiuti, i ristori sono necessari e soprattutto è necessario che arrivino subito, perché c'è una filiera che oggi sta soffrendo, non c'è soltanto il commerciante finale, ma c'è tutta la filiera di attività che sono collegate al commercio, ai servizi, che oggi si trova in grande difficoltà e per questo occorrono ristori immediati da parte del governo, da parte della regione per quanto possibile. Il comune è intervenuto dove poteva ad aprile, garantendo la possibilità a tutte le attività di potersi espandere all'esterno. Mi auguro che si torni presto in zona gialla in modo che molte attività potranno riprendere sempre con attenzione e con gradualità. Noi abbiamo pensato a questa piattaforma commerciale per mettere a disposizione di tutti i commercianti di Pescara questo strumento per vendere online. Tra qualche giorno partiranno aiuti per la popolazione, per i beni di prima necessità, perché sappiamo che la città ha bisogno di risorse, di beni di prima necessità. Partiremo nuovamente con i buoni spesa, così da permettere ai cittadini, ai meno abbienti, a coloro che si trovano in difficoltà, a quelli che hanno un disagio sociale, di poter passare un Natale con disponibilità economiche per i beni di prima necessità, come abbiamo fatto a Pasqua. È stata una grande operazione quella, la ripeteremo a Natale in modo da garantire una tranquillità anche per coloro che sono in difficoltà e oggi ce ne sono molti in difficoltà. Il circuito di moneta virtuale Abrex ha presentato oggi un progetto dedicato alla difesa delle donne che subiscono violenza in collaborazione con l'associazione Delta Defense. Vediamo. Il circuito Abrex e Delta Defense scendono in campo con l'obiettivo di offrire alle donne che subiscono violenza una serie di servizi gratuiti che vanno dall'assistenza legale all'assistenza psicologica e ad altri servizi necessari, oltre che una serie di strumenti strategici e operativi volti alla prevenzione del fenomeno. Il progetto è stato presentato in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra domani. La Delta Defense era già socia di Abrex e, confrontandosi proprio con i membri del direttivo, siamo riusciti a sviluppare dei progetti che erano già in essere ma non riuscivamo completamente a concretizzare. Per cui in questa giornata non potevamo mancare all'appello del 25 novembre, tra l'altro ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anzi per la precisione per l'eliminazione della violenza sulle donne, dato purtroppo in crescita, incentivato anche da questo lockdown. Il Sole 24 Ore riporta addirittura una triplicazione delle aggressioni, soprattutto in ambito domestico, dato che noi confermiamo sulle nostre province e la nostra regione. Quindi ora più che mai ci vuole un'azione importante da parte di tutte le istituzioni che già sono presenti, fanno ciò che possono, associazioni di volontari, ma anche professionisti. Diciamo che il binomio Delta Abrex consente a liberi professionisti di poter svolgere la loro professionalità in maniera totalmente gratuita per quanto riguarda la vittima, che può chiedere una consulenza oppure anche solo semplicemente farsi seguire per tutto il percorso, confrontarsi e vedere quelle che sono le potenzialità. E per il professionista Abrex ci ha permesso di costituire un fondo alimentato da Abrex attraverso il quale poi i professionisti riusciranno a essere anche compensati per il loro lavoro.
lavoro. Per quella che è l'etica che contraddistingue il circuito di credito commerciale Abrex, l'economia deve porsi al servizio delle persone e in questo caso Abrex si pone al servizio delle persone che hanno bisogno, che però non riescono a soddisfare purtroppo quella che è una necessità e quindi una richiesta di aiuto, e in questo caso Abrex si pone al servizio di quelle donne che molte volte non hanno la possibilità di potersi pagare concretamente un avvocato per portare avanti una propria causa o per vedere fatta giustizia o comunque avere a disposizione un aiuto psicologico che le possa supportare in tutto quello che è il percorso di rinascita dopo aver subito una violenza. Il bilancio del Comune di Pescara approda in giunta, a disposizione 112 milioni di euro, manovra che sarà discussa in Consiglio il prossimo 14 dicembre. Lo stanziamento iniziale 2021 ammonta a 112 milioni di euro. Abbiamo cercato di tenere sotto, diciamo, attenzione tutte le esigenze della città. È un bilancio che è iniziato a nascere, diciamo, ad agosto 2020, quindi abbiamo iniziato in una fase in cui il Covid aveva un contagio discendente. Oggi la situazione è totalmente diversa perché c'è una ripresa purtroppo dei contagi e quindi possiamo dire nella bontà del bilancio generale che sicuramente dovrà essere modificato già da gennaio perché c'è un'evoluzione storica diversa da quella che era la normalità. Però diciamo è importante approvare il bilancio entro il 31 dicembre perché, così come lo scorso anno, avremo uno strumento agile, flessibile con le variazioni di bilancio per poter rispondere a quelle che sono le esigenze variabili, perché c'è una situazione estremamente fluida del territorio di Pescara e non solo. Quindi approvando con questa manovra abbiamo l'immediata operatività dello strumento comunale. Abbiamo sicuramente la parte preponderante, come diceva, è la parte del sociale. Abbiamo attenzionato in maniera abbastanza corposa quelli che sono gli interventi. Abbiamo fatto anche un incontro con le organizzazioni sindacali che hanno condiviso il metodo. Tra l'altro ci saranno incontri, abbiamo preso l'impegno di prendere incontri periodicamente proprio per correggere il tiro, perché oggi il sociale è più ampio di quello che era individuato precedentemente, in quanto ci sono nuove fasce di povertà che magari sicuramente debbono essere prese in considerazione, e gli strumenti non possono essere necessariamente quelli che avevamo un tempo, l'ISEE parlo di altro, perché ci sono ad esempio il popolo delle partite IVA che magari hanno avuto un crollo vertiginoso di fatturato e che, pur avendo un ISEE, perché è fatto su base precedente dell'anno, superiore a quelli che sono i soccorsi finanziari del comune, del sociale, in realtà hanno bisogno di interventi immediati. Quindi si dovranno studiare insieme, ovviamente senza sostituirci alle manovre del governo, i nuovi strumenti per soccorrere anche costoro. Nei giorni scorsi si è insediato il commissario prefettizio Chiara Fabrizi per la provvisoria gestione del comune di Bisenti. La dottoressa Fabrizi, dirigente del servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Teramo, ha assunto l'incarico a seguito del trasferimento della dottoressa Longhi, già investita del medesimo incarico in quel comune, dalla prefettura di Teramo ad altra sede. Ed ora allo sport, seduta pomeridiana quest'oggi per il Pescara che prepara il delicato match interno di sabato ore 14 contro il Pordenone. Il tecnico Massimo Oddo deve risolvere il rebus attacco a causa delle assenze certe di Seterre e Asensio e spera di riavere Memusciai, per il quale sarà decisivo il tampone di domani. Potrebbero rientrare dal primo minuto Valdifiori e Bocchetti. Intanto ieri sera, ospite della trasmissione Replay, il team manager biancazzurro Andrea Gessa ha analizzato il difficile inizio di stagione della squadra. Il momento è sicuramente delicato, dobbiamo essere sinceri che comunque sia dobbiamo renderci conto che il prima possibile che la questione è seria, non è drammatica, non bisogna sicuramente fare disfattismo in alcun modo, però prima ci rendiamo conto che comunque sia le cose sono serie e secondo me meglio è. Però io dico anche che le attenuanti ci sono. Due partite in Serie B ce le ho e io credo che questa squadra ha sicuramente un ottimo valore. Di certo, come hanno detto anche Paolo, gli infortuni non sono un attenuante, non è una scusante, è vero, però anche gli infortuni, tutti nello stesso ruolo,
sembra che poi la programmazione del mercato sia stata fatta così un po' approssimativa. Approssimativa, ma così non è, perché se ti si fanno male contemporaneamente Setter e Asensio, poi ci metti Bocic e ti devi inventare un attacco. Non voglio dire che siamo qua per le scusanti, la cosa l'ho detto prima, l'ultima cosa che voglio, però bisogna anche analizzare e contestualizzare le cose. Io credo che nelle ultime partite l'atteggiamento sia stato quello giusto. Parli delle ultime due, le ultime se vogliamo due in parte anche a Lecce. Sì, però soprattutto le ultime due credo che l'atteggiamento della squadra sia stato più compatto, l'approccio alla gara sia stato quello giusto. Io credo che da Pordenone in poi inizia un altro campionato. Come ho detto prima, abbiamo incontrato le prime sette, l'unica che abbiamo incontrato è la Regina, che sta sotto ma a queste sette, ma comunque sia veniva da un precampionato ben più ampio del nostro, perché dobbiamo sempre ricordare anche questo, che abbiamo finito il 14 di agosto e poi prima del primo di settembre non siamo riusciti ad però, avere Andrea, un organico. Cercare alibi, sono dei fatti. No, sono fatti, io voglio dire quelli che sono i fatti senza nascondere, certo, come ho detto anche finora, certo, che ci sono sicuramente delle cose. Serie C, giornata di riposo per il Teramo, che domani riprenderà a lavorare con una doppia seduta per preparare la seconda trasferta consecutiva sul campo della Virtus Francavilla, partita nella quale mancherà lo squalificato Ilari, che a Terni ha rimediato la quinta ammonizione stagionale. Tornerà a disposizione l'Asic. Il capitano Arrigoni intanto non fa drammi dopo la sconfitta patita nello scontro diretto del Liberati. Dispiace, siamo abbattuti più che delusi, perché comunque una sconfitta è sempre brutta, però allo stesso tempo dobbiamo essere orgogliosi di questo inizio che abbiamo fatto. Deve cancellare tutto quello che di buono stiamo facendo e da domani si rinizia a lavorare e si deve continuare a fare quello che stiamo facendo. La sconfitta sì, forse alla fine è stata anche un po' troppo larga, anche se comunque loro hanno dimostrato tutto quello che di buono avevano fatto vedere, una squadra sicuramente molto forte, però noi dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi e darci come riferimento loro, nel senso che abbiamo visto che per arrivare al loro livello dobbiamo crescere ancora, dobbiamo lavorare ancora, e quindi questo deve essere il nostro obiettivo da domani. Sì, sicuramente loro sono partiti più forti di noi. Noi abbiamo fatto fatica, onestamente all'inizio abbiamo fatto fatica, abbiamo sofferto la loro gamba, la loro intensità che ha messo all'inizio. Noi non siamo riusciti a metterla. Motivo, sinceramente, non dobbiamo capirlo, nel senso che probabilmente anche noi tante volte, non vuole essere una scusa, però tante volte l'erba la soffriamo, nel senso, noi abituati al sintetico tante volte l'inizio della partita la soffriamo anche in questo senso. Non è sicuramente una scusa, cioè non vogliamo trovare scuse, però sicuramente è vero, all'inizio abbiamo sofferto molto loro, poi dopo siamo stati bravi a venire fuori. Secondo me il primo tempo dopo loro 1-0 abbiamo forse rischiato di subire il 2-0, poi credo che abbiamo preso anche in mano la partita, abbiamo creato qualche occasione che se avessimo sfruttato magari saremmo arrivati al pareggio, e poi magari le partite cambiano. Poi sicuramente loro hanno meritato la vittoria, non sto dicendo, però tante volte magari un episodio che riesci a portarti a tuo favore, la partita poi la tieni in gioco. Il potercela giocare in una settimana normale sarebbe stato forse più bello, però non eravamo convinti di giocarcela al 100%, e penso che l'abbiamo fatto, ce la siamo giocata. Purtroppo in questo momento bisogna fare anche i complimenti a loro, che sono una squadra in questo momento fortissima. È di Ternana Teramo e di questa settimana che porterà al match di Francavilla Fontana si parlerà questa sera nel corso della trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Farcella a partire dalle ore 21. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.